Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Nel video dell'altro giorno sugli Animagus vi avevo detto che probabilmente avrei portato qualcosa che riguardava Hogwarts sul canale. In particolare i ritratti di Hogwarts hanno sempre scaturito una grande curiosità nei confronti dei fan. Ci sono tantissimi di essi che continuano a pensare che siano una gigantesca forzatura, forse però senza conoscere da che cosa derivino questi quadri. In questo video intendo dunque spiegarlo e facendo un po' di ragionamenti su questo argomento, in modo da smentire le affermazioni dei fan che pensano che sia un errore commesso dalla Rowling. Quindi cominciamo subito a parlarne. In alcune scene dei libri o dei film è evidente la capacità dei ritratti di interagire con altre persone o di cambiare quadro. Una componente insolita che anche nei libri non è ben approfondita, perciò la Rowling ha deciso di approfondire su Pottermore questo lato alquanto misterioso della saga. Innanzitutto, gran parte della magia che si nasconde nella tela del quadro deriva dall'artista che ha dipinto il ritratto. Questi, infatti, una volta concluso il dipinto, plasma sulla tela incantesimi per permettere al ritratto di muoversi e di pronunciare frasi o citazioni proprie del soggetto ritratto. Sir Cadogan o la signora Grassa, ad esempio, si comportano così come sono stati i loro modelli viventi. Ad esempio, Sir Cadogan sfida la gente a un combattimento e si comporta in modo sbilanciato. Perciò nessun quadro è in grado di mantenere un discorso troppo complesso con il suo spettatore. Anche se a questo punto non è chiaro come abbia fatto Harry, insieme a Ron ed Hermione, a intraprendere una conversazione alquanto complessa con il tesauro di Sirius. Tuttavia, il livello di interazione con il proprio spettatore non dipende dalla bravura dell'artista, ma dal potere del mago o della strega che è stato raffigurato. Genericamente l'artista imprime nella tela la sua visione del soggetto che raffigura. Secondo la tradizione, ciascun preside della scuola di Hogwarts viene immortalato in un dipinto prima della loro dipartita. Terminato il dipinto, solitamente il o la preside in questione conserva il quadro e lo visita regolarmente per istruirlo sul modo di comportarsi e di interagire, o in casi più rari di trasmettere delle notizie in definite circostanze. I presidi nei ritratti tendono a curiosare nell'ufficio del preside in carica, al quale spesso tramandano messaggi o riportano notizie viaggiando tra i loro ritratti. La profondità dell'intuizione di questi personaggi raffigurati nei loro ritratti è sconosciuta, ma tranne a coloro che hanno visitato l'ufficio e hanno notato questa caratteristica. Nei vari libri più volte appaiono i vari dipinti dei presidi nello studio di Silente. Ad esempio vediamo Armando Dippet, Phineas Nigellus Black, Dexter Fortebraccio, Fortescue oppure dipende dalla traduzione, e così via. Come vi ho detto all'inizio del video, appunto molti considerano questi quadri una delle cose più insensate della saga di Harry Potter. Proprio per il fatto che non abbia senso la loro esistenza, perché ad esempio se Voldemort voleva diventare immortale bastava semplicemente farsi un quadro e era lì accontentato e basta. Ma ragazzi, Voldemort semplicemente non ha mai avuto un pittore che gli potesse fare un ritratto e soprattutto va tenuto a mente che il quadro non è la vera persona raffigurata, ma è soltanto un pitturato che può muoversi e parlare soltanto per magia. Voldemort invece voleva proprio diventare immortale, perciò creò gli Horcrux. Anche se poi concordo in realtà sul fatto che questa sia una cosa che la Rowling si è inventata per esigenze di trama, non per rendere il suo mondo ancora più magico. Ad esempio questi quadri sono la soluzione a diverse cose all'interno dei libri. Ad esempio i ritratti dei presidi danno una mano a trovare il signor Weasley dopo l'attacco di Nagini nell'Ordine della Fenice, oppure Harry si confronta con il quadro del bisbisnonno di Sirius per avere informazioni sulla spada di Grifondoro, e sempre Harry si confiderà con il quadro resiliente, il quale aveva dato anche in precedenza delle informazioni a Piton. Quindi questa cosa deve essere una cosa che la Rowling ha inventato per andare avanti con la trama in alcuni punti, a mio parere. Ma non penso neanche che sia un così grande crimine in realtà. Dopotutto la Rowling qualcosa doveva pure inventarsela per esigenze di trama. Perciò una piccola forzatura da un lato diverso, in sostanza. Comunque ragazzi, per il video di oggi è tutto. Spero che adesso abbiate capito, abbiate
un po' meglio in testa questa questione dei quadri. Fatemi sapere le vostre opinioni. E detto ciò, io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi fino a questo punto. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!